Tecnico del Pescara Pasquale Marino. Allora, ovviamente c'è delusione quando si perde, poi quando si perde in questo modo, no Marino? Sì, perché c'è la delusione forte, perché dopo abbiamo giocato su un campo difficile, una squadra forte, una squadra che sa cos'è la categoria, la cattiveria che mettono e tutto, siamo riusciti anche a riprendere la partita. E poi subiamo alla fine un gol del genere e c'è tanto rammarico, perché siamo stati ancora una volta ingenui, ecco, a buttare via appunto in questa maniera. Ecco, ingenuità figlie di cosa? Di figlie, della voglia magari troppa di cercare di vincere la partita, però voglio dire, non bisogna portare palla in questa maniera e farci trovare spiazzati, ecco, quindi più attenzione, coperture preventive non sono state fatte bene e di conseguenza poi si lasciano punti. Ecco. Sì, cioè, in una fase di non possesso siamo stati probabilmente poco aggressivi, ecco, abbiamo lasciato giocare in una certa maniera e questo non deve accadere. Ho sempre detto che per diciamo, essere un attimino superiore dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'organizzazione, dobbiamo quantomeno mettere lo stesso agonismo che mettono gli avversari. Oggi loro sono stati più cattivi di noi, e noi e questo abbiamo pagato. Poi c'è stata la reazione, la voglia anche di vincere, anche la voglia di ripareggiare, perché abbiamo avuto anche la palla del 3-3, però certamente bisogna stare più attenti, così non è possibile. Abbiamo buttato via dei punti in quattro partite, ne abbiamo già buttate via tante. Questi sono regali, perché sono cose che si possono evitare. No, io per ora preferisco guardare le cose negative per migliorare, non di livello delle altre volte, soprattutto fuori casa, perché anche se abbiamo cercato di giocare, siamo stati certamente, dobbiamo stare più corti, più aggressivi, ecco, qualcosa non è andata bene, non mi aspettavo qualcosa di più. Bisogna poi fare determinati errori, perché condizionano il risultato e poi si deve sempre rincorrere, questa è una cosa che non va bene e quindi c'è da lavorare tanto. Questo ci fa un attimino riflettere, un buon lavaggio di umiltà, perché se magari, anche se inconsciamente, abbiamo pensato di essere bravi, questa battuta d'arresto deve servire a farci capire come si gioca, diciamo così, quando non abbiamo la palla, perché quando abbiamo la palla bene o male si crea. Quando si è meno aggressivi e un po' disattenti, subiamo gol che certamente sono evitabili, non puoi ogni partita fare due gol e non vincere. L'ultima cosa, molto bene Viviani comunque. Sì, è entrato in partita, è stato bravo, è entrato al posto dell'acciaccato, diciamo, Brugman, ha cercato di fare quello che poteva fare, sono contento per il suo rientro, però è chiaro che dobbiamo migliorare in tante cose. E bisogna essere sempre onesti nel, diciamo, analizzare le partite. Ecco, oggi non sono contento per tutto quello che si è fatto. Però c'è tempo, insomma, per ricostruirci, no? Bisogna lavorare tanto, così sappiamo di non aver, diciamo, risolto tutti i problemi fin dall'inizio, ecco, perché è dall'inizio che stiamo facendo bene. Oggi sicuramente non è stato il Pescara che mi aspettavo.